Già, e forse la favola vertiginosa e perturbante della fusione in un'unica persona del bellissimo ermafrodito e della ninfa salmacide si lascia evocare in modo molto più vertiginoso e perturbante di quanto io non potrei, solfeggiando in italiano gli esametri di Ovidio, dalla voce soprannaturale di Philippe Jaroussky, sopranista, che cantava un'aria di Handel. Basta, tirate un fiato, se non avete niente in contrario. Ora passerei al libro sesto, eravamo al terzo su un totale di 15, per leggere la storia tremenda di